Sì, diciamo, questa non è ovviamente una novità. L'aspetto di interesse è certamente il fatto che sia ancora una volta la conferma del fatto che le corse clandestine di cavalli, la gestione delle scommesse legate a questa tipologia di attività illecite è appannaggio della criminalità mafiosa. E in questo senso è stato dimostrato come il clan di Giostra avesse diretti interessi nella gestione di queste attività illecite e ci fosse un'interlocuzione con il clan Santa Paola per ciò che riguardava le gare clandestine tra messinesi e catanesi, gare clandestine che venivano svolte normalmente a cavallo, nel territorio a cavallo tra le due province, e laddove vi erano da risolvere controversie legate alla gestione dei proventi di questa attività di scommesse, ovviamente c'era l'interlocuzione tra i rappresentanti dei clan. E le intercettazioni hanno fatto emergere come lì l'Irrera, che è il principale indagato dell'operazione che è stata conclusa questa notte, riteneva che sostanzialmente la gara fosse stata falsata perché c'erano stati alcuni ragazzi con dei motorini che avevano spinto uno dei calesse della compagine avversaria. Da qui ne nasce una controversia, un incontro a Catania per dirimere la questione e ridisputare nuovamente la gara. Quindi l'azione investigativa ha consentito di ricondurre responsabilità individuale a un gruppo di soggetti per il quale è stato contestato il reato associativo mafioso, quali componenti diciamo del clan Galli, quindi del clan operante su Giostra, e poi vi è, grazie al lavoro della compagnia di Messina Sud, tutta una parte che riguarda la gestione di piazze di spaccio nei territori di Villaggio Aldisio, Santa Lucia Sopra Contesse. E poi vi è anche un'attività emersa, attività di spaccio nel rione Giostra.